Ragazzi, siamo già dovuti tornare indietro perché ci eravamo dimenticati le mascherine. Ragazzi, ma guardate qua. Cioè, sembrano piccini. No. Ma ci sta dentro di tutto. Sono strapesanti. Per rifarli praticamente ci hanno messo 2 ore ieri. Sembra tipo la borsa di Mary Poppins, no? Che inizi a rifare 2000 cose. Questo qua dietro dovrebbe pesare sugli 11 kg circa, tutto bello pieno, pressato. E questo davanti su 6-7 kg. Ci sono dentro tutte le cose elettroniche, le cose importanti, che ce le teniamo belle strette. Bella treccina, che hai fatto Angela? Quanto è che ci metti? 2 minuti? 1 minuto? Ah, 289. Oggi lunga giornata sugli autobus in giro, per fortuna abbiamo un pranzo che ci aspetta. Ho fatto dei panini, ragazzi, una bomba. Comunque è così lunga la giornata, soprattutto perché stiamo spostando con gli autobus di seconda classe rispetto a quelli di prima classe, che sono molto più costosi però diretti. Quelli di seconda classe fanno varie fermate, bisogna cambiarli più volte. Sarà lunga. Comunque sull'autobus prima c'era una ragazza che si stava truccando gli occhi e per incurvarsi le ciglia usava un cucchiaio. Messo l'etichetta e via. Vale. L'aria condizionata non è fortissima, per fortuna, invece in quello precedente, mamma mia. Fortuna che c'è la mascherina per coprirsi. 21-25. Prepararsi del freddo. Siamo divisi. Stamattina alle 8 e ancora siamo a metà strada. Mangiamo se sto panino. Dei panini. Aspetta, devo solo riuscire ad aprirlo. Ragazzi, siamo arrivati, siamo a Merida. Merida ragazzi, Yucatan. Abbiamo fatto circa 8 ore e mezza di viaggio su 2 autobus diversi. Abbiamo pure sbagliato, lasciamo perdere, abbiamo speso tipo 10 euro. Adesso stiamo andando a trovare il posto dove dormiremo, ci lasciamo gli zaini, ci rinfreschiamo un attimo. Dove sta? Dovrebbe essere qua, no? Sì. Okay. Okay. Grazie. Grazie. La puerta? Sì. Ok. E la llave è? La che entri. Ok. Okay. E la otra entra in la puerta che sigue. Ah, ok. Okay. Grazie. Angela, ¿y tú? Paolo. Leila. Me. Gracias. Lo que quieran. Ok. ¿Quieren hielo? Tengo hielo. Ok, gracias. ¿No se abre? ¿Se abre? No. No. Tiene mucha. Sí. Non si trova la chiave, la signora ce le ha lasciate tutte da provare. Ci ha lasciato con 1 centinaio di chiavi da provare. L'abbiamo trovata. Sì. La signora è particolare, va?
fa ridere. Carino, eh? Bello, rustico. Bello rustico. Il bagno, ma poi facciamo un bel tour, eh? Sì. C'è anche la cucina, ma che roba. Dos calles, sì? Cruzas un boulevard. Sì. Una calle más. Sì. Cruzas una zona verde. Sì. Un parque arqueológico con Chichen Itza. Ajá, okay. Ajá, sí. Está aquí. Okay. ¿Y cómo se llama esto súper? Uno se llama aquí y otro se llama Chedraui. Ah, Chedraui, sí, sí. Prima cosa da fare qua dentro è pulire. Ragazzi, insomma, il livello è quello che è. Siamo in una casa molto vecchia e molto tipica. C'è anche addirittura, guardate, l'amaca da appendere per rilassarsi in questo piccolo grande appartamento. Diciamo che le recensioni erano molto alte, aveva tantissimi voti, gli davano 5 su Airbnb. Vabbè, alla fine forse la simpatia della signora che paga tutto. Spendiamo 40 euro per una settimana intera. 43. Cosa pretendi, voglio dire? Ma c'è anche la televisione. Ma cosa ti lamenti? Ma ti stai lamentando veramente? No. Hai le goccine di sudore sulla bocca. Calda. C'è solo una soluzione. Ventilatore. Frigorifero. Allora, ci siamo presi un po' di frutta per cena, perché nella stanza fa abbastanza caldo. Adesso il sole sta tramontando, quindi torniamo a casa. Niente, credo che stasera moriremo lì. Però c'è il vento sta rinfrescando, ragazzi. C'è una speranza. Guarda che va bene il sole, magari. Buongiorno, ragazzi. Sono sulla macca, anche adesso un letto singolo. Serve. Il ventilatore va. Ha fatto un caldo micidiale, nell'altra stanza era invivibile, allora abbiamo chiesto di cambiare. C'erano tipo 40 gradi, un forno. Però la signora è stata gentilissima, ci ha dato questa altra stanza, solo che è singola, quindi c'è solo un lettino. Paolo si è fatto la notte sull'amaca, dondolando. Devo dire che non si sta proprio male. Non è come le amache che abbiamo provato fino ad ora. Guardate com'è fatta bene, molto fitta. E quindi anche comoda e morbidosa, sì, non è male. Tra l'altro qui in Messico è piuttosto normale, tante volte infatti ti affittano la stanza, non c'è neanche il letto, ci sono solo le amache, perché col caldo comunque questa è la soluzione ideale, no? Perché sei bello libero da tutto quanto. E poi anche la usano anche contro i serpenti, perché sei appeso in alto, e eventuali insetti che possono esserci sul pavimento. Ma quante ne sa Angela? Come questa stanza da oggi non è più disponibile, dovremmo lasciare tornare nel forno, abbiamo deciso comunque di andare via, abbiamo parlato con il ragazzo che gestisce questa stanza e abbiamo trovato un accordo, cioè ce ne andiamo oggi, abbiamo già trovato un altro posto che è un po' più vicino al centro e ci sposteremo tra qualche ora. Adesso abbiamo due camere, questa dove abbiamo dormito noi, molto più fresca, e poi quella vecchia ancora qua dentro, che è ancora bollente. Sono entrato prima, è una roba imbarazzante, è una roba assurda qua dentro, un forno. Quindi qua abbiamo ancora tutte le cose nel frigorifero e le prendo per la colazione. Ieri sera ci siamo magnati anguria e yogurt proprio leggero, ed è praticamente quello che mangeremo anche stamattina, tranne l'anguria. Buon appetito. Programma della giornata? Allora, chiudere gli zaini, andare in centro, lasciare gli zaini e fare un giro. Pronti? Ancora una volta. Andiamo. Hola. Por el centro? Aquí? Ok. Gracias. Autobus per arrivare alla seconda casa. 4D. Ce l'abbiamo fatta, 194D. E adesso per entrare sarà un casino, perché ci ha mandato tutte le istruzioni e c'è questo locker. Attenzione, andiamo a leggere tutto sul cellulare. Un bel cambiamento comunque. Mamma mia, ragazzi, è una bomba la casa. Siamo appena entrati, abbiamo lasciato tutto
E adesso andiamo finalmente a farci un giro in città. Sono 2 giorni che siamo in viaggio, in giro. E, allora, questa casa, cioè questa camera ci è costata 1 euro in più rispetto alla precedente, quindi 7 euro, ma c'è un cambio abissale. Poi ci siamo solo noi, un villone tutto per noi. Guardate là fuori com'è. Saluta la camera, Gigi. Attenzione perché Angela sta già cercando le cose importanti della zona. Cosa si mangia? Allora, in Yucatan i piatti tipici sono i salbutes con la cocinita pibil. Buono! Nonostante qua ci sia il semaforo arancione come a Playa del Carmen, in realtà abbiamo visto che la cosa è presa molto 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 più seriamente. Tutti quanti hanno la mascherina. Avete visto cosa c'era sull'autobus? C'erano pure quelle pareti divisorie in plastica per dividere le persone, erano tutti molto precisi. Ciao, saluti a tutti! Un messicano che parla un po' di bruciata. C'è il modulo sanitario che ti spruzza. Tenemos una galería. Es de la gente del pueblo, es gente de la tercera edad, gente ya mayor que hace sombreritos, que hace blusitas, guayaberas. Siamo gli unici turisti, quindi tutti ci fermano. Comunque la città è veramente carina. Vabbè, qui siamo in centro, stiamo proprio facendo una passeggiata, poi la vedremo con calma. E è carina, è proprio carina. Milano. Bello questo mercato. Diciamo che forse sono aperti un terzo dei posti, però già si capisce che è molto molto bello. Che caldo, ragazzi. Sì, è no. Veramente caldo che non abbiamo fame. Esatto. Cioè, proprio non è da noi, però. Abbiamo preso un bel paninazzo con la cocinita che non mangiamo da quando eravamo a Bacalar. La
La cucinita è praticamente questa carne che viene cotta per ore e ore e ore con varie salse e spezie. Vai. Oh, scusate. Si vedrà? Non lo so. Buono? Non prenderne due. Buono. Non hai fame prima, però poi quando cominci vai. Vai, vai. Ha proprio il sapore del brasato, no? Carne brasata. La cattedrale, palazzo di governo, palazzo municipale, casa Montenegro. Dice che è tutto chiuso, tutto chiuso, siamo sfortunati. Mano destra dos cuadras, sta al mercato. Sì. Frutta, verdura, pescato, pollo. Dice di andare al mercato, ma noi siamo già andati. Bello il mercato. Simpatico signore, molto simpatico. Norte, Milano. Ci ha chiesto di dove siamo in Italia. Sì. No, ora no. In Italia situazioni diverse, le abbiamo appena dette. Faccio una traduzione simultanea. Comunque qua tutti, anche all'aria aperta, hanno la mascherina. Anche se c'è distanza, anche se c'è tutto, è obbligatorio anche all'aria aperta questa dannata mascherina. Ragazzi, Merida è davvero davvero molto carina. Era da un po' che non vedevamo una città così bella, così particolare, così messicana. C'erano un sacco di edifici molto molto belli, forse era, lo so, dal Chiapas che non ci capitava questa messicanità che ci piace tanto. Dobbiamo visitarla molto bene, molto con calma. Adesso siamo un pochino stanchi, avete visto insomma come sono andate le ultime due giornate, belle, belle pesanti. E poi comunque il caldo si sta facendo sentire parecchio, è un po' diverso rispetto a quello che c'era a Playa, quindi Completamente. Sta un po'... ti butta un po' giù, insomma, ci passa la fame, vogliamo voglia di bere qualsiasi cosa, basta che sia ghiacciato, quindi a proposito andiamo a prenderci qualcosa perché non ce la faccio. Andiamo. Siamo al Paseo de Montejo, che è nella parte nord di Merida, e ci sono queste bellissime ville che risalgono al periodo dell'industria dell'Enequin, credo che si dica. Enequin, non lo so come si dice, comunque è una sorta di agave, quindi una pianta veniva usata per fare dei tessuti, ma anche per fare una versione leggermente diversa, cioè un liquore simile alla tequila, diciamo. Ah. E fino al XX secolo era un'industria molto molto fiorente, poi è andata in declino perché è stata sostituita da altre fibre sintetiche e altro. E quindi cosa e queste ville erano dei proprietari terrieri di chi aveva queste industrie. Degli imprenditori. Dei silvi dell'epoca, che però facevano liquori. Esatto. Ok, ho capito. Anzitutto laviamoci le mani. Schiaccia il pedalon. Mi sei sporcato. Anche. Poi schiaccia e esce l'acqua. E ti lavi le mani qua dentro. Mi devo lavare anche i pantaloni adesso. Pantaloni, vabbè, dai. Abbiamo messo il detersivo. E in pratica qua prendiamo una ciampola. Oh, eccola qua, una granita con il latte dentro, con un bicchiere d'acqua. E ti ricordi tu qual è il gusto? Allora l'abbiamo preso crema morisca, che è praticamente una crema fatta con il latte, se non sbaglio l'uovo sbattuto, c'è cioè il rum, la vaniglia, la cannella e un po' di roba. Ragazzi, adesso vediamo com'è, dai. La guayaba anche. Guayaba. Tipo un granitone con latte. Vai di assaggio in diretta? Vado. Com'è? Buonissima. Vorrebbe una bella brioche? Ci vorrebbe la brioche. Minchia ragazzi, come in Sicilia. Ma si può dire minchia in un video? Ma perché no, dai. Ma siamo a livelli Sicilia? Prova, è diversa, è un'altra cosa, diciamo. È dolcissima. Alla fa. Troppo dolce. Mi sa che ti ho dato un pezzo di qualcosa di... C'è una sorta di pasta di cannella dentro, molto dolce. E poi per il resto è buona. È super saporita però. Ecco, questa senza pasta, proviamo.
e la sta imboccando così. Una in due, però direi che è perfetta, perché è una bomba. Abbiamo bisogno di energie, forse lo zucchero in realtà ci sta. Oggi sì, oggi sì. Comunque ragazzi, vi chiederete cosa ci facciamo a merida, perché abbiamo Brava, esatto, bella domanda. Che ci facciamo anche là? Nell'ultimo video avevamo detto che avevamo preso una decisione, ce ne saremmo andati dal Messico a breve ma non brevissimo, nel senso che abbiamo ancora qualche giorno. Breve ma non brevissimo. Abbiamo ancora qualche giorno, quindi abbiamo deciso in questi giorni di vedere alcuni posti che non avevamo potuto vedere fino adesso. Perché fondamentalmente siamo stati bloccati nello stato del Quintana Roo tutto questo tempo. Adesso lo stato dello Yucatan si sta aprendo, ma stiamo vedendo che in realtà così così, un po' a metà. E quindi vabbè, comunque volevamo vedere qualcosa. E ne abbiamo approfittato per venire qui a Merida, che è appunto la capitale dello Yucatan. E nei prossimi giorni vedremo un po' altre zone, sempre del Messico, prima poi di salutare questo paese. Finita, scusa. Ragazzi, ci hanno portato la cannuccia, mi raccomando, se ve le portano, non usatele, non usate, noi non le useremo perché è plastica inutile, voglio dire, si esatto, può anche bere così, perché vabbè, comunque niente. Comunque ragazzi, è finita la bevanda, è finita anche il video, ciampola. È finito anche questo video qui da Merida, ragazzi, noi oggi vi salutiamo e mi raccomando, abbiamo un sacco di cose da vedere, ragazzi, quindi insomma, questi due giorni siamo fatti un po' tour de force per arrivare qua, siamo leggermente distrutti, non credo che non si veda, non quindi si credo vede, che no, siamo dei fiorellini come... Noi ci vediamo nel prossimo video. Ragazzi, aspetta, però c'è una cosa importante. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi vi aspettiamo. Brava Angela, non dimenticare mai. Esatto, io non ci fossi io a dirlo. Mi raccomando, mi limito sempre. Ragazzi, iscriviamoci. Iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like o un commento. Se non vi è piaciuto, boo, dislike. Perché? Sì, no, ma perché? Sì, no, perché? Dai, ragazzi. Comunque abbiamo scoperto anche come si spediscono le cartoline, sì. E quindi me le spediremo, magari vi facciamo vedere. Abbiamo gli indirizzi e le spediremo a breve, quindi tranquilli. E che altro, ragazzi? Noi vi salutiamo, vi mandiamo tanti link baci. Qui sotto. Una cosa, visto che in questi giorni, in questo video abbiamo fatto vedere Airbnb, per noi Airbnb è stato molto molto utile perché ci ha aiutato in questo cambio anche da una prenotazione all'altra. In descrizione trovate uno sconto fino a 34 euro. Yes, ragazzi, uno sconto fino a 34 euro sulla vostra prenotazione. È una bomba, quindi trovate il link qua sotto se volete usarlo e se volete risparmiare. E niente ragazzi, è tutto qui, noi vi salutiamo, vi mandiamo tanti tanti baci da Merida e ci vediamo alla prossima. Ciao!